amici del campionato universitario, cordiale saluto dalla Forese Bridge, dove sta per inizio l'incontro della terza giornata, altre leghe fra Scarsenal e Cambusa. Cambusa in maglia granata, Scarsenal in maglia prevalentemente rossa. Si sfidano quindi la prima in classifica, Cambusa, che ha vinto nelle due precedenti giornate 4-2 con l'Alcione, 5-3 con il Partizan De Grado, mentre Scarsenal è ferma a 3 punti, una vittoria 2-1 con CZ e una sconfitta 3-0 con AEK Toyo. Quasi tutto pronto per l'inizio della contesa. Il calcio d'inizio lo batterà Scarsenal. Partiti. Conclusione dalla distanza, non impensierisce il portiere Fiano. Palla in profondità. Bravo, anticipo della difesa. E ancora Melogli. Tawinsa in ottimo avvio di partita, che la scarica su Gallizia, gran parata di Palladino. Gira bene il pallone, arriva il palo per Scarsenal, a portiere battuto, contropiede, ottima opportunità, ha fatto tutto bene, sbaglia il tiro, la cosa più importante. Centrocampo è Gallizia a fare buona guardia, da lunghissima distanza trova un gol incredibile, Gallizia, il bolide al 13-06, gol, passa in vantaggio Cambusa. Misrachi davanti a sé una muraglia di difensori, preferisce non tirare. Vedete Melogli che cerca lo spazio e va a concludere la parata di Palladino. Altra occasione per Cambusa. Melogli, ottimo l'assist per Misrachi, è uscito il portiere dello Scarsenal, ancora la palla è viva, altro tiro, una grande opportunità ancora per il Cambusa. Ha spazio per concludere, Melogli non ci pensa due volte, deviata in corner la sua conclusione dalla distanza. C'è spazio per Cohen che trova un gol meraviglioso dalla distanza. Assist di Melogli e gol di Cohen allo scadere del primo tempo. 2-0 Cambusa. Tira basso, cerca di districarsi, niente da fare, ripartono in granata con il capitano Fiano. In mezzo c'è Ricchini, Fiano per Ricchini, gol 3-0. È proprio nel finale di primo tempo, dilaga la formazione in maglia granata. Ricchini 3-0. Finisce qui, finiscono i primi 20 minuti, Cambusa 3, Scarsenal 0. Ripreso il gioco, secondo tempo, Cambusa 3, Scarsenal 0, terza giornata, altre leghe, campionato universitario, le reti di Gallizia, Coin e Ricchini. Vedremo se Scarsenal riuscirà a riaprire una contesa che sembra indirizzata. C'è spazio per Butteri che va a concludere, questa è un'ottima opportunità, esce di poco. Scorre il pallone, il pallonetto che non trova il gol per pochissimo. Interessante questa opportunità per Scarsenal sotto i 3-0. Opportunità che va sfruttata per cercare di dare un senso al secondo tempo. Va di precisione, gran parata di Fiano. Chiama a gran voce il pallone Gallizia, non viene servito e arriva il gol per vie centrali. 4-0. Butteri va a cercare l'angolino, deve distendersi e parare Fiano. Attenzione al recupero adesso di Correggia. È solo davanti al portiere, arriva la rete di Correggia. L'altruismo di Melogli quando ormai la palla era praticamente in rete. Ha ceduto al compagno. Dal limite e questa volta in prima persona è proprio Melogli a trovare il sesto gol di Laga, la formazione granata. Tiro ancora di Melogli che cerca l'incrocio dei pali alla sinistra di Palladino, non lo trova. Sarebbe stato il punto esclamativo su una prova davvero importante del numero 8. Arriva il fischio finale, Cambusa batte Scarsenal 6-0, resta in vetta a punteggio pieno il campionato altre leghe. Niente da fare per Scarsenal, che rimane a 3 punti in classifica. È tutto dalla Forese Bridge.
Cordiale buonasera.